Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ma guardate un po' che grafico andremo a guardare oggi, ragazzi. Ma non è l'unico grafico, questo è un grafico che riguarda i rapporti tra Bitcoin e il mercato classico. Vediamo a che punto siamo, perché è un grafico di lungo periodo, ve lo faccio rivedere, ma non sarà l'unico che guarderemo oggi, ragazzi. Anche un altro grafico, eccolo qui, che ho preparato proprio per voi, cioè quello della total market cap dell'intero mercato delle cripto in generale. Vi farò vedere anche un altro grafico ancora, che sarà questo qui, cioè la total market cap tolta dalle stable coin. Vi darò anche una formula come si va a creare e vi spiegherò anche che in effetti tutta questa differenza poi non c'è nell'analisi tecnica e nell'analisi grafica, per avere un'idea generale di lungo periodo di quello che sta succedendo con i mercati. Allora, in questa fase è una fase un po' altalenante, siamo in barra di congestione abbastanza importante, ma Nasdaq ha iniziato una fase di recupero nella scorsa giornate, una fase di recupero un po' importante lunedì, poi però dopo si è subito rimesso nuovamente a incespicare, diciamo così. Eccolo qua, infatti, proprio nella giornata di lunedì, vedete un più 3,65, più 1,72, poi di nuovo adesso sta facendo questa fase qui. Da questo punto in poi si sviluppano una serie di ramificazioni, ragazzi, che dovremmo tenere in considerazione, perché siamo un po' arrivati con l'acqua alla gola a livello di tempo, perché siamo alla 20 di ottobre. Manca un po' verso la metà di novembre, che adesso andremo a vedere un po', c'è una sinergia temporale, ma insomma i prezzi devono dare poi una direzione, e secondo me potrebbe essere molto interessante quello che vedremo proprio dalla metà di novembre in poi, che potrebbe, perché non sbalordirci, ragazzi, con un rally post midterm americane, perché l'8 novembre ci sono le midterm americane, potrebbero diciamo i mercati agire in una fase di questo tipo, quindi riportare, diciamo, una struttura di barra di congestione o anche nuovo minimo in questa zona di novembre, per poi iniziare una fase di recupero proprio verso la fine dell'anno, per risistemare un po' tutte quelle che sono le classiche cose, ragazzi, i fondi che devono dimostrare, insomma, un po' dei dati migliori del previsto, magari qualche dato visto meglio sull'inflazione, eccetera eccetera, insomma. Vediamo, perché secondo me potrebbero esserci le occasioni di Natale, ma questo lo scopriremo secondo me soltanto dalla prima decade di novembre in poi. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere quali sono gli atteggiamenti che i mercati cripto e i mercati hold possono avere proprio da qui a novembre, dove siamo da un punto di vista di lungo periodo sui grafici che mostrano la forza relativa delle cripto verso Nasdaq, per esempio, perché avete visto qui per esempio nella giornata di lunedì e martedì, questi rialzi di Nasdaq non sono stati seguiti da Bitcoin, perché nella stessa giornata è vero che Bitcoin ha fatto, vedete, due verdi, però sono due verdi piccoli, ragazzi, più 1 più 1 è 40, contro un Nasdaq che si è sparato più 3,65 più 1,72. Insomma, solitamente quando avviene una cosa del genere Bitcoin reagisce in maniera amplificata rispetto ai mercati, invece è più contenuto, quindi c'è un po' una relazione diversa. Va bene, allora vi faccio vedere subito i grafici senza perderci in parole, anche perché sono stanco, quindi sarà un video un po' più breve, e andiamo subito immediatamente a vedere uno dei grafici secondo me più importanti, quindi il rapporto di forza relativa tra Bitcoin e Nasdaq, che qualcuno di voi se lo ricorda perché l'abbiamo visto tanto tanto tempo fa. Vi faccio vedere ed eccoci qua, ragazzi. Allora, grafico di lungo periodo, questo è il grafico della bull run di Bitcoin, della bull run dei mercati classici, quella di Bitcoin iniziata alla fine dell'anno 2018, ragazzi, quindi dicembre 2018. Che cosa ha fatto? Ma non in funzione di dollaro, bensì in funzione di Nasdaq 100, quindi è un pro, un dato di forza relativa, ma ci dà anche una importantissima valutazione, cioè le strutture cicliche sottostanti le relazioni fra i mercati classici e il mercato cripto. Siccome questa è una fase particolare, ragazzi, dove i mercati classici e i mercati cripto sono sovrapponibili, e un aumento di forza relativa di Bitcoin configurerebbe sostanzialmente la chiusura di un ciclo importante, e quello a noi interessa, ragazzi, perché vi ricordo che almeno dal mio punto di vista la cosa più importante sarebbe proprio andare a comprendere quale area temporale, quindi il timing temporale e il momentum giusto, potrebbe essere significativo
per ragionare su una crypto allocation, quindi su una crypto picking, cioè quali criptovalute potrebbero essere interessanti da magari pian piano riaccumulare ad inversione di trend. Perché badate bene ragazzi, io non farò mai un buy the dip con il coltellone che cade, e questo lo sapete perché nell'ambito, non vi preoccupate, era senza lama, ma nell'ambito delle cripto una cosa del genere è follia. Io l'ho detto mille volte, poi ognuno fa quello che gli pare, però a un'inversione di trend corrispondente a un momentum di positivo in termini di timing può essere un valore aggiunto, ragazzi, perché le cripto poi magari potrebbero performare molto bene. Abbiamo visto infatti anche che l'inizio di un nuovo ciclo, ad esempio su Ethereum, Matic ed altri layer, da giugno in poi ha dato performance buone, 200%, ragazzi, non ne parliamo di cose leggerine, quindi insomma è da prendere in considerazione. Allora andiamo a vedere questo grafico, analisi ciclica, aggiorniamola, perché siamo vicini alla scadenza di una struttura importante. Quindi come si crea questo grafico? Intanto dal punto di vista tecnico si crea semplicemente andando a dividere Bitcoin diviso Nasdaq 100, e avete questo grafico di spread. A noi quello che interessa è la forma, come vi dicevo, quindi in questo caso andiamo a vedere che ci sono tre strutture cicliche molto simili, che sono cicli annuali in sostanza, un po' lunghi, però sono cicli annuali. Questo di Bitcoin contro Nasdaq, che vedete è un ciclo rialzista, sono tutti rialzisti tranne l'ultimo, che invece è ribassista, dove si indica in pratica che Bitcoin è sempre più forte di Nasdaq, ed avendo una struttura tecnologia su tecnologia, perché Bitcoin è tecnologia considerata almeno così come asset class in questo momento 2022, e mentre Nasdaq è ancora tecnologia, avere un trend positivo di Bitcoin su Nasdaq significa che i mercati sono in fase uptrend. Questo è il concetto, ragazzi. Quindi quando uno di questi cicli invertirà, quindi l'ultimo ciclo che vediamo, che è un annuale lungo in questo momento, molto lungo, invertirà e inizierà una nuova fase di trend, vuol dire che da qui in poi i mercati saranno in una nuova fase di bull, che poi può durare anche poco, può durare pochi minuti, pochi mesi, pochi mesi, eccetera, quello lo si vedrà, perché ragazzi, i trend si seguono, ovviamente nessuno sa il futuro, no? Nessuno conosce il futuro, però il time market è proprio importante in questa fase, perché ci fa capire che da un punto di vista di filtro operativo, la probabilità che possa iniziare un trend un po' più duraturo del rimbalzino di una settimana aumenta. Quindi siccome noi giochiamo sempre di probabilità, e vi ricordo che il mestiere dell'analista non è individuare il futuro inventandoselo o prevedendolo, ma è calcolare le probabilità di uno scenario A contro uno scenario B. Nel momento in cui uno scenario A mi dice che la probabilità che inizi un trend più lungo in termini up è maggiore rispetto a quella che continui invece un trend down, allora io sto lì sull'attenti. Poi quando il pricing mi dà un'inversione, a quel punto io come analista tecnico posso entrare in posizione longo, quindi operare. Quindi ci sono delle logiche diverse, so qualcuno di voi magari che comprenderà questi ragionamenti, li faccio sempre, ma ogni tanto qualcuno di voi mi dice: Mauro, mi si è accesa la lampadina quando hai fatto questo ragionamento, sono 2 anni che non capivo. Io lo dico sempre così, magari ogni tanto qualcuno di voi si accende la lampadina quando faccio questi ragionamenti e capisce cosa fa l'analista che non è un mago che prevede il futuro. Allora, questa struttura, ragazzi, se vi ricordate proprio nel maggio scorso, quando io vi dissi questo è un triangolone gigantesco, che se da qui il mercato rimbalzava e continuava una fase up sarebbe stato il top per Bitcoin. In realtà poi abbiamo visto come è andata a finire con la questione Terra Luna, i disastri che ci sono stati con le liquidazioni anche con Three Arrows Capital eccetera su Bitcoin, hanno portato a un flash crash in pratica molto veloce. Quindi è stato breccato questo livello del triangolone classico, e quindi forza relativa pesantissima di Bitcoin contro Nasdaq è andato giù, Bitcoin rispetto a Nasdaq, però ha configurato anche la struttura di questo ciclo, che è abbastanza evidente, ragazzi, è un ciclo ternario 1-2, e questo è l'ultimo movimento. Movimento un po' anomalo, perché è un movimento strano, ragazzi, in quanto questo tipo di movimento qui configura intanto un minimo proprio in questi giorni qui, che è quello di 21 agosto. Quindi questo ciclo, ragazzi, che non sappiamo se è finito su questo minimo del 13 giugno o se andiamo a considerare le close, vedete, di questa struttura, teoricamente ci riporta il minimo del 22 di agosto. Quindi questa zona, vedete, il 22 di agosto, teoricamente è sufficiente a chiudere anche tutta questa fase, che vediamola in maniera molto evidente. Quindi 1, 2,
ragazzi, e potrebbe aver chiuso anche il ciclo annuale, è un po' corto rispetto ai precedenti e questo mi ha lasciato un po' perplesso. Però sono 406 giorni, non è strano assistere a un ciclo di questo tipo più corto rispetto agli altri, però in una fase di bassista. Ci può assolutamente stare. Cosa significa questo grafico, ragazzi? Se no poi ci distraiamo. Significa che se effettivamente è stato chiuso un ciclo annuale di rapporto Bitcoin contro Nasdaq lo scorso agosto, da lì in poi teoricamente dovremmo avere una fase nei prossimi mesi che volga verso la positività. Questo significa che probabilmente ci sarà un miglioramento delle condizioni dei mercati finanziari da qui a fine anno al minimo. E dopo, diciamo, questa parte di novembre che adesso vi faccio vedere, come dicevo prima, e da lì probabilmente assisteremo a una maggiore forza di Bitcoin e delle cripto rispetto a Nasdaq. Questo a livello operativo è un grande vantaggio informativo, ragazzi, perché se voi ragionate da questo punto di vista, se questo grafico si va a confermare nelle prossime settimane, significa che noi potremmo andare ad avere a sfruttare la spinta dei mercati hold, posizionandoci però su delle criptovalute magari con dei trading plan adeguatamente sviluppati, con degli stop loss adeguatamente inseriti. Ovviamente sempre, ragazzi, dovete essere formati nell'ambito del trading, altrimenti questa roba non la riuscirete mai a sfruttare. Ed è importante questa cosa, le basi dovete sempre averle, ragazzi, sempre averle. Ricordatevi che questo riguarda la vostra vita in generale, e che siate investitori o trader è irrilevante. Le basi sui mercati finanziari dovrete sempre averle, è importante, ragazzi, perché poi si lavora una vita, 20 anni, 30 anni, 40 anni, e vi bastano due mesi per avere le basi generali, l'infarinatura generale che vi consente di capire e di non farvi fregare, di non fare tanti tanti danni, insomma, ok? Quindi mi raccomando, le basi sono fondamentali. Però da qui poi, posizionandoci magari su delle cripto, sarebbe interessante, perché magari i mercati possono avere un impatto rialzista e noi siamo sulle cripto che possono spingere. Quindi la morale di questa cosa è verificare se da qui in poi, ragazzi, inizia una nuova spinta di un nuovo ciclo, che può essere un nuovo annuale Bitcoin contro Nasdaq, e se questa cosa viene confermata, a quel punto provare a prendere le posizioni su cripto, che neanche Bitcoin, proprio cripto, ragazzi, che hanno un trend positivo su Bitcoin. Questa tecnica è interessantissima, iper speculativa, quindi non sono così finanziaria, però è figa perché ha delle strutture sotto, no? Non è inventata, perché vi sto dicendo delle cose che voi potete oggettivamente andare ad osservare, e ci sono delle motivazioni che ci fanno prendere questa cosa qui, cioè delle motivazioni che riguardano appunto questo grafico. Quindi se succede una cosa del genere è interessantissimo andarlo a poi sfruttare. Lo faremo nei prossimi video, magari, se avviene, ragazzi, perché nei prossimi video poi a quel punto io stesso farò queste operazioni sul mio portafoglio personale, e ovviamente lo comunico ovviamente su YouTube. Quindi iscrivetevi sul canale, ma soprattutto lasciatemi i pollicioni, ragazzi, che questo è un periodo particolare e servono alla grande. Allora, mi conservo ancora una finestra temporale, perché non so, sono un po' indeciso, diciamo, di questo ciclo qui. Potrebbe essere anche che questa struttura ha fatto una specie di ciclo a 3 che deve ancora concludere con l'ultimo minimo, e mancherebbe proprio l'ultimo minimo nella zona centrale di dicembre e di novembre, ragazzi, portando a quel punto un ciclo annuale identico al precedente, 4,90. È un po' lunghetto un ciclo annuale, però questa sono i dati e questi li lasciamo. Comunque 4,90 identico al precedente, e si configurerebbe, ragazzi, in termini ribassisti, perché questo minimo fatto ad agosto avrebbe configurato quindi una struttura che deve andare a chiudere l'ultima gambetta, questa zona qua. Se questa gambetta avviene, secondo me avviene proprio da questa settimana in poi, cioè non vediamo più una verde, ragazzi, noi a livello settimanale su questo grafico inizieremo a vedere 1, 2, 3, quindi una discesa da qui alla prima decade di novembre che va a configurare un nuovo minimo e spinge questo grafico qui. E a quel punto questa potrebbe essere la chiusura dell'altro ciclo, e questi sono i due precedenti, 1, 2 e 3. Da questo punto in poi sarebbe una conferma molto importante. Io sarei proprio con i telescopi lì puntati, ragazzi, per vedere se i mercati mi invertono, e a quel punto un'inversione di momentum su analisi tecnica classica, io entrerò long al 100% su una serie di cripto gestendone in trading, perché mi sarà una conferma importantissima.
ma spesso i mercati non sono così precisi. Questo è il concetto, ragazzi, per cui a volte i mercati questa cosa non la fanno perché è talmente scontata che non la fanno, e quello è il discorso. Quindi potrebbe essere che i giochi siano stati chiusi qui e non ce ne siamo ancora accorti. Come facciamo a scoprirlo? Se saliamo al di sopra di questo livello. Quindi se io nelle prossime settimane arriva un rialzo al di sopra di questo livello, inizio a valutare l'idea che i mercati qui abbiano chiuso questa struttura e probabilmente siamo in una nuova fase. Interesse sarebbe proprio andare a prenderlo. Perché, ragazzi? Perché da un'analisi che ho fatto precedentemente, che magari vi riporto nella prossima settimana sul canale, ho notato che secondo me ci sono dei costrutti ciclici che possono indicare che dopo la metà di novembre, il 10 di novembre in poi, i mercati potrebbero iniziare a spingere proprio per la chiusura dell'anno. Chiusura dell'anno che è anche motivata da intanto una ripresa un po' forse anche di respiro dei mercati dopo un meno 30, quello che è successo quest'anno, poi la questione dell'inflazione che magari potrebbe alleggerirsi, anche perché ci sono dei dati che lasciano presagire che probabilmente nei prossimi mesi l'inflazione inizierà a diminuire leggermente la sua morsa. Ho visto dei dati proprio oggettivi, dei dati macro che magari andiamo a valutare, comunque sono troppe informazioni ogni tanto difficili da dare, comunque poi ve le riporto. Ed è chiaro, ragazzi, che poi c'è una spinta oggettivamente speculativa dei fondi istituzionali che vogliono presentare dei bilanci a fine anno che non sono così rossi. Questo è il discorso, quindi c'è sempre un po' questa questione manipolatoria. E quindi perché no? Magari quest'anno potrebbe essere utile. Poi ovviamente, fermo restando che non succeda niente dal punto di vista di geopolitica, insomma, questioni di altro tipo. Vi faccio vedere anche l'altro grafico, che è quello della total market cap della DeFi, scusate, non della DeFi, del mercato intero, che anche questa struttura è molto simile, ragazzi, al grafico di rapporto Bitcoin-Nasdaq che abbiamo visto prima. Vedete un'incongruenza rispetto al precedente. Se io lo faccio arrivare questo grafico proprio verso la prima settimana, seconda settimana di novembre, i tempi sono veramente molto lunghi. Quindi l'idea che questa struttura sia stata chiusa precedentemente qui, magari proprio sul minimo di ottobre, o in questa zona non ce ne siamo accorti, o addirittura proprio qui il 27 di giugno, aumentano per me, ragazzi. Io sono ancora un po' titubante perché i mercati non hanno dato nessun segnale rialzista, quindi come sapete, essendo io un trend follower, non anticiperò mai una inversione di trend, quindi non vado a comprare. Però ragazzi, questa è una bellissima figura proprio di pattern Kaimi, si dice così, insomma, lo chiamiamo così in Academy, l'ho spiegato nel mio corso. Cioè è una bellissima figura di accumulazione con uno stop veramente piccolissimo e una possibilità in un determinato contesto che può essere interessante. Ora, queste strutture, ragazzi, non si fanno per un buy and hold, assolutamente, si fanno per fare trading, però comunque è evidente che sta facendo questa cosa, anche il grafico della total market cap della DeFi, ragazzi. Ancora della DeFi, scusate ragazzi, ma l'influenza mia è un po' stesa del mercato cripto. Allora, questa zona qui è una barra di congestione, ma fin tanto che regge questa area è rilevante, perché un ciclo di questo tipo, ragazzi, porta poi magari ad una nuova fase così, che poi magari da qui si interrompe il lato pump, insomma, dopo i primi giorni di gennaio, e poi inizia di nuovo una fase discendente. Ne parliamo, però tempisticamente a livello ciclico, ragazzi, siamo arrivati al giorno del giudizio, si chiama così. Cioè, se il ciclo annuale non è stato chiuso a giugno, lo farà a brevissimo. Questo è. Quindi, se non lo fa a brevissimo, è stato chiuso a giugno. Cioè, c'è poco da dire. E dal punto di vista tecnico, i mercati non hanno fatto nessun grande rimbalzo, perciò, insomma, non ci ha spostato questa cosa. Però iniziamo anche a valutare l'ipotesi che sia utile, magari è sfruttabile, questo tipo di informazione. Allora, da un punto di vista di analisi ciclica, anche la total market cap delle criptovalute, vedete, sta strutturando questa fase. Quindi io aspetto un po', ragazzi, perché basta un niente, vi dico, 888 billion di total market cap, la close non su shadow ma al di sotto dell'ultimo minimo in close è a circa 840-830 billion. Quindi ragazzi, è veramente pochissimo, cioè basta un niente che una settimana, anche questa, vedete, ci fa un meno 4, meno 5 nelle cripto in generale.
chiude il ciclo e amen, è fine dei giochi. Secondo me la congiunzione di tutti questi dati ci può portare un edge, un vantaggio in termini di probabilità che possiamo sfruttare proprio a livello operativo. Quindi su questa cosa, ragazzi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane mi sentirete un po' dibattere, soprattutto io opererò ragionando proprio su questi concetti che vi ho detto in questo video. Vi faccio vedere, tra l'altro molti hanno opinato e dire: ma la market cap delle cripto devi togliere le stablecoin, perché le stablecoin non si muovono. Però vi faccio vedere che anche questo, vi spiego come si va a creare, è molto semplice ed eccolo qui, si crea andando a prendere la total market cap delle cripto e poi sottraete la crypto cap di USDT, di USDC e di BUSD. L'ho fatta così, ragazzi, alla fine ottenete in pratica le oscillazioni delle criptovalute pure senza le stablecoin, quindi togliendo in pratica le stable che non fanno altro che effetto tampone, ma vedete che non cambia niente. Perché? Perché questo, per rispondere, diciamo, a chi di voi mi aveva fatto questo commento in un grafico: devi togliere le stable, perché le stable sono ferme, ragazzi. È vero che in realtà possono aumentare o diminuire, ma l'entità percentuale del loro aumento in termini di, per esempio, 1 miliardo in più, 1 miliardo in meno, rispetto alla totalità, ha un impatto molto piccolo in termini percentuali. Quindi le oscillazioni che guardiamo su questo grafico sono molto simili, e soprattutto, siccome io guardo questo grafico, analizzo questo grafico in termini ciclici, non in termini di struttura diciamo operativa, cioè non vado a operare su questo grafico, ragazzi, questo è un grafico macro, serve a darci un'indicazione ciclica. Allora, a quel punto mi dà una difformità di informazione. Però una cosa ve lo dico: qui i cicli sono un po' più corti, vedete 4-7-6, se io lo riporto al 7 di novembre, settimana del 7 di novembre, e sembra proprio mancare l'ultimo guizzo ribassista che va a breccare, vedete, questa zona qui, mi va a creare proprio l'ultimo ribasso in close per poi chiudere tutta questa fase, e coinciderebbe con una serie di fenomeni, tra i quali anche la questione della midterm di Biden, ragazzi, che avverrà l'8 di novembre. Allora, avete capito questo discorso? Quindi uniamo i puntini, abbiamo il mindset timing che sta volgendo al termine e ci dà una risposta, oggi annuale che sta chiudendosi ora a novembre, oppure l'ha chiuso a giugno. Poi abbiamo la midterm di Biden, il dato sui rapporti di forza di Bitcoin con Nasdaq che ci indica che siamo in un momento, e la fase speculativa che solitamente avviene a fine anno, quando i fondi devono innalzare, diciamo, i mercati per far vedere che loro hanno risultati migliori del previsto, che secondo me, ragazzi, quest'anno sarà molto utile farlo per loro, perché se no riportano veramente dati pessimi anche da un punto di vista obbligazionario. Quindi tante cose, tante logiche, quindi midterm di Biden, Lotto, eccetera, che si molgono insieme. Cosa ne pensate voi da questo punto di vista? Ed è sfruttabile, secondo me, dal trader intelligente. E faremo proprio così nei prossimi video, ragazzi. Qualora si andasse a verificare tutto questo costrutto, iniziamo a mettere qualche buy e qualche indicazione giusta, nel modo giusto, senza buy the dip, che è sbagliato. Trend following sempre, non sono così finanziari, mi raccomando, ovviamente io qui non ho fatto niente, seguite sempre il trend, e questo è importante. Però iniziate ad accendere la lampadina, ok? Ciao, ragazzi!